Ciao a tutti, quest'oggi siamo su Sequel Legacy, sono giorno 95 e siamo qui per finire, cercare di finire il gioco il prima possibile. Campagna, come sempre, perché ormai siamo abituati a stare in questi posti. Ok, siamo arrivati alla zona deserto, non so se poi quella zona lì verde che c'è a sinistra sia un continuo del gioco oppure finisca lì direttamente al deserto, non ne ho idea. Boh, io quasi quasi spererei che finisse qua, però sono curioso di sapere se c'è un continuo. Intanto vediamo com'è il deserto. Prima eravamo nel freddo, adesso siamo nel caldo. Non possiamo stare in un clima mite, cioè possiamo stare in mezzo. Ultima resistenza, ultima battaglia finale. Uff, è anche la battaglia finale. Tutti i tuoi nemici si sono uniti e hanno giurato di distruggerti per aver conquistato la loro terra. Quindi adesso ci sono tutti i nostri nemici, quelli che abbiamo conquistato, quelli spadaccini, gli arcieri, quelli spartani, quelli lì, e i maghi e i giganti, tutti insieme, quindi siamo stesse truppe contro stesse truppe, cioè siamo, vabbè, pari livello. La tua chance migliore è usare tutte le tecnologie che hai acquisito quando li hai sconfitti, e infatti tutti quelli lì, anche i giganti. Secondo me ci conviene comunque usarli tutti, e visto che noi dovremmo avere i potenziamenti che abbiamo fatto sulla statua e gli abitanti, e i vari tipi di tecnologie acquisite, possiamo forse riuscire a vincere, magari con qualche livello in più. Però il gigante, cioè io mi chiedo, il gigante come ha fatto ad acquisire la tecnologia di gigante? Cioè, non è che acquisisce la tecnologia diventi un enorme bestione, no? Vabbè. Ultimo livello, eh? Ok, io pensavo che ci fossero altri livelli dopo, ma va bene. Cos'hanno loro come sacchetto? Dio, tutti di lava sono. Non viene addosso a me, giusto? No, invece viene addosso a me. Come non detto. Sta arrivando? Sta arrivando, andate di. C'è l'arciere e il lanciere qua che bisogna. Bisogna difenderci da queste cose. Dai, sparategli. Ha un sacco di vita, eh. Scherzavo, forse sono più forti loro. C'è un altro? Ne sta arrivando un altro, ok. Questa è la spada di ferro. Ed è morto subito. Ah, questo è lo scudo. Lo scudo era lo spartano? No, no, no. Torna indietro, c'è quello che spara. Ok, c'è il lancio. Quello lì fa malissimo. Io prendo 5 di questi combattenti, così magari cominciamo ad addestrare qualcosa. Loro non so con. Loro stanno addestrando continuamente omini. E io che faccio? Lo spartano mi dà fastidio, quello che. Quello lo scudo. Che non so come nominarli perché hanno dei nomi strani. Dai, colpite, colpite quello lì. Quello con lo scudo che fa tanto. Bravo, ecco, torna indietro. Ok, qua abbiamo anche un arciere che l'ho potenziato con le cose dorate. Ecco, è tornato qua, ma dopo l'abbiamo ucciso subito. Tac. Oh, là, adesso ci possiamo difendere. Vediamo un altro po' di arcieri, che non fanno mai male. La battaglia finale. Probabilmente il titolo di questo video si chiamerà la battaglia finale. Allora, se volete comunque giocare con me stasera sono su Paladin. Quindi se non avete gioco, in caso non avreste gioco, scaricatevelo, fate il tutorial e poi giocate con me. Tanto si può giocare in 5. E niente. Siete aspettare solo questo. Siamo qualche spartano. I video posso farli un pochino più lunghi, quindi se la partita dura di più va bene. Ok, c'è uno spartano lì e poi direi di fare un gigante. No, non abbiamo abbastanza oro per fare il gigante. Però almeno ce l'avremo. Aspetta un attimo. Dai, dammi l'oro per. No, ancora no? Ora sì. Ok, un gigante che farà danno davanti ed è meglio.
Qua per adesso non hanno i giganti e i maghi, quindi per adesso ok. Aspetta un attimo, metto pausa. Ok, va bene. No, perché è arrivata una chiamata e dovevo rispondere. Che poi non c'era nessuna chiamata. Era un troll incredibile. Stanno pensando che loro gli arcieri. Io adesso un mago, così abbiamo la difesa da dietro. Il gigante ha un potenziato di vita, quindi dovrebbe fare abbastanza più danno di. Cioè, abbastanza difesa rispetto alle altre truppe. Vai, che botta. Se li butta giù. Ah, l'ha fatto anche il mago. E vabbè, stanno attaccando di brutto qua. Vai indietro il gigante rimane lì a colpire. Non ha il gigante a calore, perfetto, non è il gigante. Dai, butta giù il mago, perfetto. Vai, tornate, faccio tornare le truppe di nuovo, che tanto qua abbiamo. Tra l'altro muore gigante, peggio. Un altro gigante. E poi direi altri arcieri. Giusto per avere un po' di supporto a distanza. Probabilmente mi devo fare un altro gigante perché questo gigante mi sta morendo. E. Boh, non lo so. Dai, ma ammazzalo. Vieni altro gigante, perfetto. È morto l'altro. Fa un altro gigante. Perché muoiono truppe per questo? Torna davanti, sto variando un po' con la difesa e l'offensiva, si può dire. Vai. Proviamo ad attaccare. Tanto se rimaniamo impallinati qua dietro, come facciamo ad andare avanti? Devo togliere gli arcieri perché sono veramente fastidiosi. Perfetto. Sono andati via. Il gigante non c'è. Ok. Cerchiamo di addestrarci più truppe possibile, adesso che abbiamo fatti fuggire. Io devo distrarci un mago e poi dopo dei combattenti. Devo mischiare tutte le abilità, quindi devo metterci anche i guerrieri e quelli con la lancia. Oh, è difficile sta partita, eh? Veramente complicata. Ovviamente questo video risulterà più lungo dei soliti video di Sequel Legacy, però è un po' normale, visto che è più lunga. Due di quelli e poi facciamo tanti di questi, un po' di questi qua e due arcieri, se possibile. No, magari ancora questi, sai. Perfetto, aspettiamo che si addestrino quei 5 spadaccini, quello che è. Che deve essere attaccata. Tanto anche loro hanno una bella difesa. Però con i nostri due giganti noi possiamo fare qualsiasi cosa.
Non è vero, però forse. Voi pensate sia vero. Che se ci credete forte forte, forse si può vincere. Vai, attacca, attacca. Attacca. Attaccato loro che dobbiamo attaccare pure noi. Gigante hanno deltrato. E noi due però. Dovrebbe fare molto più danno. Dai, arcieri, buttate giù il gigante. Che ormai è in fin di vita. Perché gli arcieri. Quanti ne ho addestrati io? Pam. E scappano che gli ho buttato giù il gigante. Fifoni. Ma mica colpa loro. Adesso ho tutti i 5 arcieri. Devo imparare a addestrare mentre sto attaccando il loro statua. Così almeno qualcosa da dietro arriva. Non vedo quanta vita ha in totale perché c'è la barra che va sotto alle nostre riserve. Attenzione, il nemico ha chiamato rinforzi e allora torniamo indietro. No, no, dobbiamo attaccare perché i giganti, finché attaccano i giganti dobbiamo attaccare. E devo tornare indietro, non è che posso fare altro. Il gigante le distrae, gli fa un po' di danno. I loro minatori stanno arrivando da noi. Noi glieli ammazziamo così loro non possono fare più risorse. Già non potrebbero quasi più rifarle. Altro gigante e poi dei guerrieri. Due e qualche lanciere magari. Difendete, attaccate, attaccate prima che distruggere tutto. Vai, 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 butta giù, butta giù. Dai, buttate giù il gigante, quanto ci mettete a buttare giù il gigante? Arcieri? Forza! Tac, finalmente. Via il gigante. Assolutamente via. Siamo rimasti senza minatori. Adesso come facciamo a scavare? Qua c'è una minatura ma scavano ben poco. Draga, io vi sto a questo pezzo e vi riprendo quando c'è il tempo. Vabbè, vi ho tagliato il pezzo un po' più noioso perché tanto arrivavano solo i minatori avversari visto che c'erano. Attacchiamo intanto. C'era praticamente le loro miniere le avevano finite, quindi i loro minatori erano da noi, vedi, non ha più miniere. Quindi non possono più picconare. Quindi non possono più fare le truppe. Invece noi possiamo ancora fare qualcosa perché abbiamo ancora le miniere, una miniera attiva, tanto i nostri minatori fanno qualcosa. E intanto potremmo anche vincere la partita. Non manca molta vita, che la vinciamo. Questa è l'ultima battaglia del gioco. Cos'è? No. Vabbè. Ma c'erano meno dentro. Sì, vabbè. Vabbè, domani. Quello come facciamo a buttarlo giù? Sì, cos'è la guerra dei mondi? Quanta vita ha? Se buttiamo giù lui abbiamo vinto, no? Da cos'è? Ma cos'è sto schifo? Sì, va domani. Dai, vai giù. Quanto è grosso. Ma quanto? Come faccio a buttare giù un colosso del genere? Che adesso sono 13:36.
Tornate indietro, c'è un gigante enorme. Manca solo lui, non c'è nessun altro. Vabbè, ma questo è oltre. È l'apocalisse questo. Quello è Thanos, quello lì. Io faccio con gli arcieri che magari fanno più danno quelle. Quanta toglie vita toglie la mia vita, vedere. Tantissimo. Oh no, 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 no. Dai, buttatelo giù, vi prego. Dai, 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 dai. Madonna che botta che ha tirato. Dai, 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 dai. No, quanta vita gli è rimasta. No, l'ho perso. Incredibile. È più difficile del normale questa partita qua, eh. Vabbè, pubblicità. Vai via, pubblicità. Hai visto quel pezzo? Paolo. E niente, abbiamo perso perché quel gigante lì è uscito chissà dove. E poi è uscito il gigante da dietro. E quindi che. Non che posso fare miracoli. L'unica cosa che ci conviene, visto che siamo a, è l'ultima tappa da quanto ho visto, da quanto ha detto, quello che ci convierebbe è potenziarci nel negozio. Magari qualche abilità ci possa dare qualcosa in più. Quindi, vabbè, guarda, questo episodio finisce qua. E non abbiamo vinto, però è l'ultima tappa, quindi la prossima volta finiremo. Potenzierò le abilità con le cose nel negozio. Quindi scrivetemi qua sotto nei commenti cosa devo potenziare. Se devo prendermi nel negozio un piccone potenziato o una spada potenziata. Qualcosa che mi possa essere utile per la battaglia. Detto questo, raga, scrivete qua sotto nei commenti perché mi dovete dare una mano. Se no, come faccio a finire il livello se sbaglio cosa sciopare? Perché se prendo qualcosa che è inutile, poi come faccio? Vabbè, niente, ci vediamo stasera su Paladin, domani Minecraft, giovedì la reaction alla season 7, più la live ovviamente, che vedremo, superiamo il pass, prenderemo quello che dobbiamo prendere. E niente, questo video è durato 18 minuti e non abbiamo nemmeno vinto, vabbè, capita. Detto questo, io vi invito a lasciare un like, un commento, condividete il giro, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, aiutatemi perché no. Quel colosso come faccio a buttarlo giù? Vabbè.